E salve ragazzi e bentornati con un nuovissimo video. Oggi dopo un sacco di tempo torniamo su Akinator o Akinator, come cazzo si chiama. Insomma, quel fottuto genio che riesce a indovinare qualsiasi cosa. Quello che praticamente ti fa le domande e riesce ad indovinare a quale personaggio o a quale oggetto stai pensando. Oggi beh, prima di tutto voglio vedere se riesco a trovare anche la mia fidanzata. Ed infine voglio vedere quante volte sono stato trovato, perché due video fa su Akinator era arrivata a 5000 volte. Poi l'anno scorso era arrivato tipo a 34000, quindi una cosa esorbitante. E ora che è passato un bel po' di tempo sono davvero curioso. Detto questo ragazzi, beh, se volete un altro video su Akinator lasciate un bel mi piace qui sotto, o semplicemente se vi piace questo video lasciate un bel pollicione in su. E mi raccomando, raggiungiamo gli 8000 mi piace. 8000 mi piace, nuovo video su Akinator. Sfida accettata. E ora cominciamo. Benissimo, allora eccoci qui su questa fantastica applicazione, anche cambiata, è più figa devo dire la verità, io non la apro tipo da una marea di tempo, era una di quelle applicazioni impolverate nella memoria del mio iPhone e adesso cominciamo, quindi gioca! Beh, prima di tutto ragazzi, prima di provare ad indovinare la mia fidanzata, voglio vedere a quante indovinazioni, cioè quante volte sono stato indovinato io. Come sapete ragazzi, Akinator è sempre riuscito ad indovinare tutti. Il mio gatto addirittura, che purtroppo adesso non c'è più, mia sorella, mia madre, mio padre, praticamente tutti, tra un po' anche mia nonna. Allora, cominciamo, il suo personaggio è femmina? Direi di no. Assolutamente no, Akinator, ti stai sbagliando. Il suo personaggio è nato in Italia? Beh, che io sappia, sì. Il suo personaggio ha un canale YouTube di videogiochi? Allora, il canale principale non proprio. Il canale secondario, sì. Quindi mettiamo probabilmente. Ok, mettiamo probabilmente, che è una risposta a metà tra il sì e il no. Il suo personaggio fa parte dei Mates? No. È stato scoperto grazie a YouTube? Direi assolutamente di sì. Ha i capelli lunghi? Questi si possono considerare lunghi? Mettiamo non lo so. Ha una fidanzata di nome Violetta? No, non sono il vostro caro Dexter, Akinator. Ha una sorella? Questa potrebbe essere la domanda che cambierà tutto. Sì, ho una sorella. Il suo personaggio ha a che fare con i telefoni Apple? Bene, direi che è finita qui. Sì, sono io. Il suo personaggio ha girato un video che spiega come funziona Akinator? Oh cazzo, Akinator mi fa paura. Lo sto girando in questo momento un video su Akinator. Cioè questo genio, oltre a leggere ciò che stai pensando, capisci anche quello che stai facendo? Golden Jumpy, sì, sono io. Non capisco chi abbia messo questa foto schifosa, però sì, sono io. Vediamo quante volte sono stato indovinato. 52.791 volte. Direi assolutamente che sono parecchie. Sono diventato famoso su Akinator. Bene, ma adesso comincia il difficile, perché caro amico Akinator, dovrai riuscire ad indovinare alla mia ragazza. Non so se ce la farà mai, non so nemmeno quanto tempo ci metterà, quante domande dovrò rispondere, ma io ci provo, cazzo. Il suo personaggio è famoso grazie a YouTube? Ah, non è che la mia fidanzata sia famosa, ma mettiamo di sì. Ha a che fare col mondo dei videogiochi? Ci ho fatto qualche video con i videogiochi, quindi potrei metterci di sì. È femmina? Sì. Ha un fidanzato? Beh, sì. Il suo personaggio fa delle creazioni in resina? Creazioni in resina? No. Vive in Italia? Sì. Ha più di 20 anni? Sì. Il suo personaggio è fidanzato con uno YouTuber famoso? Beh, diciamo di sì. È della regione Campania? Sì. Ha i capelli biondi? Sì, la mia fidanzata ha anche i capelli biondi. Il suo personaggio ha mai fatto scene di nudo? Assolutamente no. Ha figli? Cazzo no. Ok, ok. Sto pensando alla ragazza di Vegas. No, mi dispiace Akinator, ma hai sbagliato. Diamogli una seconda possibilità. Sì, continuiamo. È appassionato di tatuaggi? Sì, ha qualche tatuaggio, per cui mettiamo di sì. È stato scoperto grazie a YouTube? Sì. È una donna? Sì. Ok, ho risposto all'ultima domanda. Adesso sta facendo il ricalcolo, ragazzi. Francesca, ragazza di Joseph. Quindi mettiamo di no. E questa volta no. Akinator, mi dispiace, non continuo. Vediamo almeno se era nella lista di nomi qui sotto. Il personaggio non è nemmeno nella lista, quindi Akinator, ti ho fregato. Bene, posso dire di aver sconfitto Akinator e di aver inserito un nuovo personaggio. Nome Anna, fidanzata di Golden Jumping. Conferma personaggio. Bravo, mi hai battuto. Ebbene sì, per la prima volta l'ho sconfitto. E niente ragazzi, siamo giunti al termine anche di questo video. Spero davvero che vi sia piaciuto. E voi, siete riusciti a sconfiggere l'Akinator? Scrivetemi qui sotto nei commenti se riuscirete ad indovinare la mia fidanzata. Io non ci sono riuscito. Magari mandatemi uno screen sul mio profilo Instagram. Mi trovate con il nome di Golden Jumpy. Lasciate tanti commenti, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi i prossimi video.
lasciate tanti bei pollicioni in su, mi raccomando ragazzi, raggiungiamo gli 8000 mi piace se vorreste più video di questo genere. Seguitemi sulla mia pagina Facebook, link nella descrizione, e noi ci vediamo alla prossima, un salutone, ciao a tutti.